Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship, siamo arrivati al settimo episodio di Tap Tap Fish Abyss Room. Nell'episodio precedente abbiamo ottenuto altri pesci evento, oggi faremo altrettanto, ma per prima cosa potenziamo l'abilità del Nautilus, quindi vedete siamo a livello 3, andiamo a livello 4 e potremo ottenere 60 tap automatici al minuto, così produrremo più vitalità. Poi, usiamo le abilità. Ah, ma ne ho attivata una sola. Mi sono dimenticato. Allora, attivo anche l'altra, così la produzione aumenta. Perfetto, ora sì che ci siamo. E poi, come vedete, il corallo solitario è a livello 999, quindi andiamo al livello 1000 subito. Così il nostro corallo solitario diventa più grande e noi otteniamo un bonus di produzione di vitalità, nella produzione di vitalità. Allora, sblocchiamo il bonus. Perfetto. E poi, se noi andiamo nella sezione delle missioni secondarie, in teoria dovremmo ottenere un secondo bonus di produzione vitalità. Adesso vi faccio vedere. Allora, andiamo nella sezione delle missioni secondarie e come vedete, produzione di vitalità per tap aumento del 500%, il che è fantastico. E anche questa è fatta. Ok, siamo a cavallo. Diamo un'occhiata alla sezione dei coralli, ma non credo che potremo fare poi molto. Nel senso che per sbloccare il corallo successivo, vedete, dobbiamo arrivare come scorte di vitalità alla lettera K, noi siamo alla lettera J. Non dovremo impiegare molto tempo a raggiungere anche questo obiettivo, però per il momento lasciamo perdere. Invece possiamo prendere qualche pesciolino nuovo. Io come al solito vado in ordine e per esempio possiamo prendere il Bicolor Angel. Non credo li prenderemo tutti e tre, questi che vedete, ma intanto questo ce lo prendiamo. E ok, questo è tutto nostro. Poi, possiamo prenderne anche un altro, tranquillamente. Non prenderemo il terzo, ma va bene, lo prendiamo la prossima volta, non c'è problema. Ashfur Angel. Ed eccolo qui. Ok, per quanto riguarda i pesci standard, tra virgolette, oggi ci fermiamo qui. Però, perché come vedete dobbiamo andare anche in questo caso a livello K, noi siamo ancora a livello J. Però, andiamo a dare un'occhiata ai pesci evento. Come vedete, possiamo prendere oggi il pesce delfino. Il pesce, il delfino, scusatemi, il delfino floreale. Però prima di prenderlo, ho scoperto cosa fare per sbloccare altri pesci. Ci dovrebbe essere un pesce nascosto. E ho trovato come fare, adesso vi mostro. Allora, come prima cosa, andiamo qui, nella sezione del look del nostro corallo e prendiamo lo Spring Flower Hat. Eventualmente, se non riusciamo a sbloccare tutti i pesci oggi, con il prossimo episodio facciamo. Intanto ecco il nostro cappellino floreale. Perfetto, allora adesso se noi andiamo a creare un Garden Dumbo Octopus, in teoria sblocchiamo un altro pesce evento. Ok, questo è fatto. Ed eccolo qui, vedete. Abbiamo ottenuto un pesce nascosto. Un altro polpo, che oggi possiamo
prendere. Eccolo qui, Egg Octopus. E ce lo prendiamo. Eccolo qua. Perfetto, anche questo è nostro. A questo punto, prendiamo anche il delfino. Dato che ci siamo, con il delfino andiamo a 10 pesci evento su 11. Quindi prima di sbloccare la balena, ci deve essere per forza un altro pesce. Cercherò anche come sbloccare l'altro pesce e poi vediamo di prendere anche quello. Quindi al prossimo episodio, in teoria, se non mi finisce prima l'evento di primavera, che non so quando finirà, giuro non lo so, non ne ho idea, se non finisce l'evento li prendiamo tutti. Io non ho idea di quante farfalle servano per prendere la balena, ma credo che meno di 10.000 non si faccia. Invece poi ho scoperto che qui possiamo modificare anche il look dell'intero, come si dice, corallo, così, dell'intero corallo solitario. A me piace un sacco, quindi me lo prendo. Eccolo qua. Così è tutto primaverile. Cavoli, assomiglia alla primavera, cioè sembra proprio tutto primavera. Bene, bene, dai. Ok, ragazzi, per oggi ci fermiamo qui. Quindi vi ringrazio per aver seguito il video, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete. Andate a fare una visitina sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Twitter. Come al solito trovate il link sotto nella descrizione. Mi raccomando, fate i bravi e noi ci vediamo più avanti con un nuovo video. Ciao a tutti!